Allora, intanto grazie mille. Abbiamo intanto ringraziato il governo per la disponibilità dimostrata a fare un incontro molto preliminare ancora sul tema delle riforme. Vi dico subito che siamo disponibili a collaborare. Siamo disponibili a collaborare per l'ovvia ragione che, come è noto, anche noi abbiamo provato a fare. Non solo, ma condividiamo l'esigenza di avere maggiore stabilità dei governi, condividiamo l'esigenza di avere una maggiore efficienza dell'apparato complessivo dello Stato, che non è solo il governo centrale, ma è anche le autorità locali. Per questa ragione abbiamo cercato di definire il perimetro entro il quale una collaborazione è possibile. Per noi c'è una linea rossa assoluta, che è la figura di garanzia, unità nazionale, garanzia sulla Costituzione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è un paese diviso su tutto, è l'unica istituzione che veramente garantisce unità. Andarla a toccare o politicizzare, secondo noi, è un errore, sarebbe un errore molto, molto grave. Per noi questa è veramente una linea rossa. Noi viceversa non siamo favorevoli all'indicazione del Presidente del Consiglio in un range che va ovviamente dall'elezione, che è la proposta che abbiamo fatto con il famoso Sindaco d'Italia, all'indicazione del Presidente del Consiglio, così come avviene in altri paesi. Abbiamo sottolineato il fatto che insieme a questo c'è un tema grande come una casa, che è l'efficienza del Parlamento. Oggi noi viviamo in un monocameralismo di fatto, i provvedimenti vengono discussi non sulla Camera. Noi siamo nel programma elettorale a favore di una scelta monocamerale e comunque ha una distinzione fondamentale tra le due Camere. C'è un altro tema che abbiamo toccato, che è quello relativo alla capacità della Camera di svolgere un'azione indipendente rispetto all'azione del Governo. Se tu rafforzi l'esecutivo, devi rafforzare la capacità del Parlamento di muoversi indipendentemente dall'azione del Governo. Abbiamo infine discusso di quello che a noi sta molto a cuore, cioè di come interagisce il Governo centrale con i governi locali. Oggi questa funzione è, scusate il gioco di parole, totalmente disfunzionale. Le cose non arrivano non solo perché il governo le propone o le propone male, o il Parlamento le approva in modo barocco, ma perché nell'esecutività dell'azione la frammentazione in alcuni casi è disastrosa. Parla di riforme istituzionali, per noi si parla di federalismo senza accelerata sull'autonomia, dove non c'è un preconcetto a delegare alcune funzioni, ma sicuramente ce ne sono altre, penso a quelle che hanno a che fare con i grandi investimenti strategici, che non possono avere la stessa frammentazione e lentezza che c'è oggi. Quindi noi abbiamo chiesto di discutere anche di questo. Mi pare che il governo sia disponibile in questa fase a raccogliere delle idee. La Presidente del Consiglio non ci ha detto in che modo intende procedere, bicamerale, iniziativa del governo. Ho sentito che il Presidente Conte ha detto una commissione specializzata, insomma noi non ci impicchiamo al metodo, ne discuteremo. Quello che è molto importante è che questa riforma o proposta di riforma non solo non tocchi la figura del Presidente della Repubblica, questa per noi è una linea rossa assoluta, ma che dia un'efficienza ai processi, perché sennò è inutile fare, che rafforziamo la figura del Premier. Il Parlamento continua a essere poco funzionante, funzionante sull'impulso del governo, e i conflitti di attribuzione tra regioni e governo centrale continuano. Morale della favola, il cittadino non vede un miglioramento, che so io, nella sanità, nella capacità di costruire infrastrutture. Quindi questo è quello che gli abbiamo rappresentato, perché abbiamo provato a riformare le istituzioni, sarebbe illogico, sarebbe incoerente farlo. Aggiungo che riteniamo
importante che su questo le opposizioni abbiano il loro dialogo, e quindi per questa ragione ci sentiremo con le altre opposizioni anche per condividere le